Manca poco al via di questo match, ci sono tutti i presupposti per divertirci. Con me come sempre c'è Daniela Dani. Per i parati calcistici davvero più raffinati, il menù di oggi propone un match straordinario di Serie A. Si gioca in un clima ideale, non dovrebbero mancare le motivazioni per andare a caccia di un risultato positivo quest'oggi. La partita di oggi sembra promettere uno spettacolo niente male, eh? Le squadre sono pronte, l'atmosfera in campo sprizza energia da ogni ciuffo d'erba. Comunque vada, le emozioni sono assicurate. Ecco le scelte dei titolari per questo match. Tutto pronto, si parte. Roberto Pereira. Wallace. Le aspettative sulla prova di Osimhen sono ovviamente altissime, vedremo se sarà all'altezza. In campo aperto diventa praticamente inarrestabile, se non ricorrendo al fallo. Attenzione quindi ai suoi cambi di passo. Buono il contrasto. Attenzione al movimento dei compagni. Ecco Politano. Grande intervento che sventa un'occasione pericolosa. Wallace. Occhio all'avanzata. Ci sta provando. Il portiere si fa trovare pronto sul tiro avversario. Giocare 16 metri. Oliveira. João Jesus. Avanza inarrestabile.
Wallace. Roberto Pereira. Ha spazio per andare. Prova ad aggirare la difesa. Riceve palla, posizione interessante. 1-0, eccolo il primo gol della gara. Poteva dribblare il portiere o scavalcarlo col tocco sotto. Ha scelto per la funzione di potenza, ci sta. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Lobotka. Scambia con Osimhen. Tackle preciso, attacco che si interrompe. Primi 45 che stanno premiando fin qui la formazione di casa. Vedremo se le cose andranno avanti in questa maniera. È presto per cantare vittoria, Pier. Manca ancora un'eternità alla fine. C'è una vita da giocare. Commetterebbero un grave errore se si rintanassero dietro difesa del risultato. Non esiste più speculare nel calcio. Devono farne almeno un altro per mettere la partita in discesa e giocare più tranquilli. Anghissa. Rachmani, palla per Politano, si avventa sul pallone e ferma tutto. Roberto Pereira sta avanzando, cerca il varco giusto, la gioca dietro, fischia l'arbitro e manda le squadre a riposo al termine della prima frazione. Partita complicata per questo giocatore, lontano dal suo rendimento abituale. Sono sotto nel punteggio, ma è lui che sta facendo fatica a trovare spazi in fase offensiva. Una delle sue qualità. Basterebbe proprio una sua giocata a riaprirlo questo match. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Contrasto pulito, sventa il tentativo avversario. Può avanzare a spazio. Roberto Pereira. Niente da fare, il difensore recupera. Ecco Libera. Lobotka. Pesca Politano. Lobotka. Possono annullare lo svantaggio. Ottimo il tuffo del portiere. Di Lorenzo, contrasto pulito e efficace, pallone recuperato senza fallo in area. Olivera attende il momento giusto per scaricare il pallone. Si salvano, qui gli è andata bene. Aumenta l'intensità del pressing. Il tecnico sceglie il cambio.
Wallace. Giocano col cronometro adesso con i passaggi. Roberto Pereira. Il signor Federico De Cotto. Wallace. Buona protezione del pallone. Si affidano alla circolazione di palla. Deve sfruttare questa occasione. Grande intervento, quasi come un gol. Osimhen. Errore clamoroso. Palla in zona pericolosa. Cardiale il portiere, palla ancora buona. Buona lettura con rinvio lungo. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Arbitro che ferma il gioco e assegna la punizione per l'Udinese. Sostituzione per l'Udinese. Esce il portiere nonostante la pressione. Ecco Olivera. Anguissa. Traoré. Osimhen. Il tempo non è molto, vogliono a tutti i costi raggiungere il pari. Pericolo sventato, molto buono qui il lavoro difensivo. C'è la possibilità del contropiede. Siamo entrati negli ultimi minuti di gara. I tifosi di casa già pregustano la vittoria, si fanno sentire. Ne vogliono un altro di gol e vedremo se saranno accontentati. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Si ripartirà con un fallo laterale. Entrambe le squadre optano per il cambio. Ci saranno da recuperare 2 minuti. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Il portiere qui dice di no. Occhio al calcio d'angolo, una delle ultime occasioni per pareggiare. Cross verso il centro dell'area. Allontana la minaccia. Gara che va in archivio con la sconfitta per la formazione nostra. Sconfitta che nulla toglie a una prestazione nel complesso positiva. Certo, avrebbero preferito giocare peggio e ottenere almeno un punto, però io credo che ci siano davvero margini di miglioramento e non è tutto da buttare. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. Può essere giustamente felice per come è andata oggi. Ha messo la sua firma su questo successo con una prestazione di ottimo livello.